Motta Baluffi pensa ai suoi asfalti e lo fa con un progetto che al comune chiederà un esborso minimo grazie a contributi arrivati dal fondo regionale e dal fondo per i piccoli comuni. E in particolare il collegamento tra paese e frazione a interessare il sindaco Matteo Carrara. Contributo che verrà dato quest'anno per il 2021 e c'è cioè una parte dei 100.000 e inoltre anche gli 81.000 che sono stati erogati ai piccoli comuni inferiori ai 1.000 abitanti, per i quali si procederà alla messa in sicurezza del tratto di argine che va da Motta a Sularolo Monasterolo. Giornalmente diciamo, attraversato da ciclisti, da pedoni che approfittano diciamo, delle belle giornate per fare due passi e poi dai dipendenti delle ditte di Storti e Decorti che sono prevalentemente persone di Motta Baluffi e quindi utilizzano la strada. Vi è poi un'altra questione aperta su alcuni tratti di strada in cui l'asfalto si sbriciola con troppa facilità a causa anche della presenza di tubature d'acqua e di metano nel sottosuolo che creano problematiche da approfondire. Per questi passaggi Carrara aspetta un lavoro corale, dunque un tavolo con altri enti. I tratti da rifare sono molteplici, adesso abbiamo chiesto sia le ditte diciamo, dell'acquedotto e della distribuzione del metano se devono fare dei lavori, così quando verranno sistemati diciamo, le tubature potremo procedere a una riasfaltatura definitiva.